Allora, ho preso coraggio per fare un mini vlog durante l'attraversamento. Vedete, siamo in alto, 6-7 metri di passerella, io soffro di vertigini qua. È un moto ondulatorio pazzesco perché c'è la gente che ci cammina e io sono veramente con tutto il mio coraggio qua in questa mano che mi tiene. È bellissimo. E questa è stata anche un'altra delle cose positive date da YouTube, dalla mia partecipazione ai vlog, agli short, perché ho trovato il coraggio di salire qui sopra senza neanche rendermene conto. Hanno organizzato, mi hanno portato qua perché sanno che io ho il terrore dell'altezza e mi hanno detto prova a salire qua, vedrai che per fare lo short ti passa tutto. Devo dire che certe paure si riescono e si possono superare. Sì, allora, unica cosa che mi fa veramente male in questo momento è il polso, perché sto tenendo una mano in alto, con l'altra sto cercando di non svenire. Però è bellissimo, guardate il panorama visto dall'alto, non si percepisce quanto in alto siamo, vedete? Però è strabello, solo chi soffre un po' di vertigini può capire, perché non è facile, è un altro avversamento parecchio lungo, sono già passati un po' di secondi da quando stiamo attraversando insieme la passerella, non so se si percepisce il terrore, non proprio terrore dai, però l'ansia, la paura, perché non è facile ovviamente, oddio, per chi soffre di vertigini passare in dei posti da sola, tra l'altro perché vedete ho lasciato che me lo facessero attraversare da sola appunto per potervi registrare, vedete anche dall'altra non c'è nessuno, sono da sola, ho scelto di fare oddio questo attraversamento da sola un po' per superare i miei limiti, cosa che non ho mai fatto in tutta la mia vita. Sono molto contenta se riuscirò ad arrivare alla fine, ma penso di sì, vedete? Cioè, è lunghissimo, in questo momento sono a metà e non so se si vede, però praticamente mi viene da piangere. È una roba veramente, solo chi soffre di vertigini può capire. È veramente brutto soffrire appunto di vertigini. Bene, siamo arrivati alla fine, è stato difficile ma ce l'abbiamo fatta. Un bacio dalla vostra Lallix, sono arrivata alla fine, ce l'ho fatta, ciao, sono arrivata.